La rovina è giunta sulla nostra famiglia. Ti ricordi la nostra venerabile casa, opulenta e mastosa, che scrutava fieramente dalla sua rocca sopra la brughiera? Ho trascorso tutta la mia vita in quell'antico e oscuro maniero, ingrassato dal lusso e dalla decadenza. Eppure ho iniziato ad annoiarmi delle solite stravaganze. Singolari e disturbanti racconti suggerivano che la magione stessa fosse un portale per qualche meraviglioso e innominabile potere. Con reliquie e rituali ho concentrato ogni sforzo verso lo scavo e il recupero di quei segreti a lungo sepolti, dilaniando ciò che era rimasto della nostra fortuna in oscuri operai e robuste pale. Infine, nelle balze incrostate di sale sotto le più basse fondamenta, riportammo alla luce quel maledetto portale di antidiluviana malvagità. Ogni nostro passo turbava l'antica terra, ma eravamo entrati in un reame di follia e morte. Alla fine, io solo fuggii, ridendo e vagendo lungo quelle gallerie annerite dal tempo, finché non persi coscienza. Tu ricordi la nostra venerabile casa, opulenta e maestosa. È ora una marcia abominazione. Ti imploro, torna a casa, reclama la tua eredità e libera la tua famiglia dalle oscure e fameliche grinfie del Darkest Dungeon. Salve a tutti ragazzi della vostra Mazinga Zetto e bentornati a questo ritorno, quanto odio questo gioco, questo ritorno di questa bellissima serie di Darkest Dungeon dove avevo già iniziato, tra l'altro eccolo qui, Darkest Zetto, che andiamo subito a cancellare. Cosa è successo ragazzi? Darkest Dungeon è uscito dall'Early Access, quindi il gioco è completo. E tra l'altro, come potete notare, qui ho il mio salvataggio ultimo try, dove devo dire, sono riuscito quasi a non far morire nessuno. I critici nemici non sono così frequenti, ma probabilmente perché non sto registrando. Quindi ho detto: perché non provare a dare questa nuova ventatina di aria fresca, provando a morire male di nuovo? Quindi proviamo. Lo chiamiamo, la Rogna. Mi piace il nome ficcante, secondo me. Quindi partiamo col tentativo, sperando bene. Tu arriverai lungo l'antica strada. Si estende come una serpentesca suggestione lungo la corrotta campagna, portando temo solo a luoghi ancora più tenebrosi. Vede la corruzione nei vecchi ciottoli dell'antica strada, e lungo il suo contorto percorso affronterai malvagità, violenza e forse altri maledetti orrori soprannaturali. Quindi tieniti forte e ricorda, non può esistere coraggio senza della follia. L'antica strada ti condurrà negli inferi, ma in quell'oscuro abisso troveremo la nostra redenzione. Bene, quindi. Per chi di voi appunto non conosce Darkest Dungeon o non l'ha mai visto, spiegherò di nuovo tutte le meccaniche, almeno le più basilari, mentre le facciamo, in modo da appunto potervi mettere in pari. Darkest Dungeon cos'è appunto? È un roguelike puro nel termine, un dungeon crawler, dove i principi cardine del gioco del combattimento a turni sono il posizionamento dei personaggi e lo stress dei personaggi. Poi tutto il resto è tutto abbastanza normale. Diciamo che le novità di questo gioco sono appunto il posizionamento dei personaggi e le relative mosse a seconda delle posizioni in cui si trovano e
l'indicatore dello stress, che è, diciamo, la causa primaria di incazzature nei miei confronti. Quindi, tra l'altro, dovrebbe avere. Ok, perfetto. Come al solito, questa non è una generazione casuale, possiamo navigare nella mappa, lo spiego tutto io. La nostra carovana si è schiantata e i nostri due eroi, tra l'altro, se vedete qua possiamo spostare la mappa e vedere che c'è solo, in questa mappa di tutorial c'è solo una strada, e i nostri due eroi saranno sempre Reno e Dima. Saranno sempre loro, avranno sempre gli stessi tratti, avranno sempre Arnoghi, Quick Reflexes, Baro. Cioè, ecco, giusto. Spieghiamo anche giusto, perché per chi lo vede per la prima volta, questi sono i tratti, i quirks. Sono appunto tratti positivi a sinistra e negativi a destra. Ad esempio, Reno ha Guerriero della Luce, quindi fa 10% di danni se la torcia è sopra il 75%. Questa è la torcia, l'indicatore della torcia si può vedere quando non sono in questo menu. Mentre quelli negativi in città potrà solo pregare per diminuirsi lo stress, dato che una volta fatte le missioni il nostro personaggio avrà lo stress e non si ripristinerà come la salute a fine missione, ma dovremo farglielo diminuire noi in città. E ha cleptomane, quindi ruberà oggetti, speriamo di potercelo togliere questa cosa, perché si possono togliere. Mentre queste sono le sue abilità, saranno sempre le stesse, anche qui sempre quelle. E appunto vedete la sua posizione preferita, cioè dove lui può stare, e i bersagli preferiti, cioè chi può colpire in generale con tutte le sue abilità. Quindi Smite, Local Acquisition, e le vediamo uno per uno. Queste, le Camping Seals, le possiamo vedere quando ci interesserà. E quindi Reno è questo. Mentre Dima ha Hardnogging, che ha più 15% di resistenza allo stordimento, riflessi veloci, che ha più 2 alla velocità, ma è un baro, quindi non potrà scommettere in città per riposarsi, per diminuire lo stress. Come vedete la torcia è a 100, possiamo tecnicamente diminuirla o spegnerla, non è un problema. Tra l'altro possiamo anche cambiare i colori dei personaggi, come vedete. Dima prendiamola così, mentre te ti voglio proprio crociato. C'è la crociata, no? Sì, è la crociata alla 3. Eccola qua, bianco e rosso. Ok, quindi selezioniamo la stanza dove vogliamo muoverci e Brigands have run up cominciamo a these lanes. camminare. Keep to the side path. Esatto, ci muoviamo con Hamlet A e is D, just ahead. o cliccando. A ogni Dispatch casellina, this ecco, dog in brutal la mia fashion fortuna that comincia all may già a hear farsi of your sentire. arrival. Allora, a ogni casellina ci potrà essere qualcosa, potrà non esserci niente, potrà esserci un combattimento, un oggetto o i cosiddetti curio. Ok. Adesso, in questo momento siamo stati colti di sorpresa, che è una cosa che con la luce radiante dovrebbero essere loro colti di sorpresa, ma la mia fortuna, come al solito, colpisce. In prima posizione, Dima purtroppo non può usare le sue abilità tipo colpo di pistola, tracking shot o grape shot blast, può usare semplicemente aprire le vene. Quindi, se noi lo usiamo, come vedete, ha 15% di danno in meno rispetto a quello che noi facciamo, quindi il nostro danno sarà 4-8, ma appunto è per già la skill, quindi non può. È semplicemente 4-8, non ci dice altro perché non possiamo selezionare nient'altro. Ha un 100% di chance di farlo sanguinare e sanguinerà 2 punti per 3 round. E ha 85% di mira. Qui vediamo, togliendo la schivata, la protezione dell'avversario, quanto facciamo in sé. Quindi abbiamo 33% di colpire, 5 di crittare e facciamo 4-8 di danno. Il brigante tagliagole ha 20% di resistenza al sanguinamento, quindi col 100 abbiamo 80% di possibilità di farlo sanguinare. Vediamo se riusciamo. È entrato sanguinamento, quindi ogni suo turno perderà 2 punti ferita. Lui ci attacca con Slice and Dice, che è un'abilità che fa attaccare tutte e due. Resistiamo al debuff. Per fortuna Reno in seconda posizione può comunque attaccare. Facciamo uno smite che fa più danni contro i non morti, ma non mi frega nulla. Come vedete adesso ha 6-12 l'arma base, più 10% l'abilità, che è quella del fare più danni quando la torcia è molto molto forte. Mentre se usassimo Zealous Accusation, colpisce entrambi i nemici nelle prime posizioni. Vedete che il danno va da 3 a 7, perché la skill va a abbassare il danno. Facciamo un bello smite e l'ha schivato, perfetto. Dima! Oh, colpo critico! Colpo critico! I benefici del colpo critico, oltre a quelli palesi, cioè fare 200 miliardi di danni, sono che diminuisce lo stress delle persone. Quindi i nostri personaggi potranno avere lo stress un po' diminuito. E poi abbiamo trovato del cibo, che serve per. Andando avanti nella mappa i personaggi potrebbero avere fame, quindi non farli mangiare aumenterebbe lo stress, diminuirebbe la vita.
farli mangiare invece aumenta la vita, oppure semplicemente possiamo usarlo per ripristinare punti salute. E abbiamo anche 500 di oro che ci fa comodo. Continuiamo a camminare e troviamo, ok, un curio, esattamente. Questo è la tenda dei briganti. Vediamo se c'è qualcosa. 300 Leave nothing monete unchecked. d'oro, va bene. There is much to be found in forgotten Ok, purtroppo places. la luce è scesa a 70. An ambush. Quindi ci Send these procura più vermin a stress, abbiamo meno message. chance di The sorprendere i rightful nemici, che succede owner has solo al primo returned, turno. and their kind Oh, is ci ha no longer debuffato, meno 2 di welcome. dodge, non è buonissima come cosa. Allora, tra l'altro adesso Reynon non ha più il bonus di Guerriero della Luce, quindi già un po' la cosa mi infastidisce. Allora, Dima mi può fare Tracking Shot, che non toglie quasi nulla, però buffa me stesso. Mi dà più 12% di danno, più 6 di mira e più 5 di critico. Direi di farlo. Ok, fatto. L'ho anche colpito, tra l'altro. E adesso siamo buffati. Quanta resistenza allo stun hai? Troppa, 50% avrei 50% di chance di poterlo stordire, e 50% di chance è troppo poco. Quindi andiamo di Smite. Boom! 10 danni, dai, 6 a 12, 10 danni è buono. Point Blank Shot fa una marea di danni e rischia di spostare il personaggio, no, ok. Però gli diminuisce la velocità, non che gli freghi molto a quel personaggio, ma... Ah, ancora debuff, meno 4, merda. Allora, danno 2-3? Ah no, ok, 5-10, no, perché era ancora su Tracking Shot. È quando evidenzi un nemico che ti dice ti dice bene quanto puoi fare. Allora, io faccio un bel open vein a questo, in modo da, esatto, fare entrare sanguinamento. E se continuo a usare abilità che causano sanguinamento e il personaggio continua a non resistere al sanguinamento, potrà accumularsi e fare sempre più danni. Quindi è molto molto... 12 di danno, buono, buono, buono. Esatto, vedete, al prossimo turno questo qua... Punizione, 2 di danni, sanguina. No, aumenta lo stress, non è importante. Ha resistito a sanguinamento, sì, infatti sanguina, ma ha resistito. 1-1. Anche se mi debuffa non è importante, debuffato lui. In questo momento è inutile colpire lui. Ha 1 di vita e ha un sanguinamento che gli fa 2 danni. Quindi quando toccherà lui morirà. Quindi direi che un bel pistol shot con 20% di crittare. Non ha crittato, ha fatto il danno minimo, ma va bene. Ok, lui è morto. E una meccanica che in teoria dovrebbe esserci, dovrebbe rimanere il suo cadavere. Non rimane perché è morto dissanguato. Quando un personaggio nemico muore dissanguato o avvelenato, il cadavere non rimane. Quindi adesso lui è venuto avanti. Smite in faccia. E ciao. Una pietra dello stordimento, che non è male. E abbiamo finito la quest. Possiamo decidere se tornare in città o se continuare a esplorare. Continuiamo a esplorare. Questo ha una trappola. Quindi, ok. Mi ha avvelenato, però non c'era niente dentro. Va bene, tanto senza fare passi non ci cambia nulla. Possiamo tornare a casa. Ok, abbiamo 5.000 monete d'oro come ricompensa. Abbiamo trovato il cibo che viene venduto e l'oro che abbiamo. E in più abbiamo un ritratto. In più, i personaggi prendono 2 punti di esperienza, chiamiamoli, e salgono entrambi a livello 1. In più sbloccano. Oh, bene. Reynon sblocca esploratore delle rune, quindi ha 20% di scoutare nelle rune, quindi capire cosa c'è più avanti. Mentre Dima ha Armor Tinker, quindi ha meno 20% di costo su aumentare potenziare l'armatura. Bene. Bene, bene, bene. Quindi, come inizio, diciamo che non c'è male per niente, dato che tante volte con la mia fortuna riesco a far Welcome morire i home, personaggi qui. such as it is. Ok. This Benvenuti a spoiled casa, mi hamlet, dice il these narratore, corrupted grazie. lands, Allora. they are yours now, Sì, ti and ringrazio. you are Allora. bound to them. Qui c'è il cimitero, che in questo momento per fortuna è ancora Most will end vuoto. up here, Mentre qui si covered in possono the vedere poisoned tutte le earth, cinematic, awaiting quindi le merciful cose che poi oblivion. andrò a doppiare, perché non ho voglia di In doppiarle in time, live, you fare delle will know the cazzate. E qui tragic ci sono tutte extent of quelle my dei vari boss failings. che potremmo incontrare, parte 1, parte 2, parte 3 e l'epilogo. Poi, tutte queste cose sono tutte chiuse, quindi non posso spiegarvi nulla, anzi non vi spiego nulla perché non serve in questo momento. Vi spiegherò giusto lo stagecoach. Women and men, Esatto. È quello soldiers che and ci outlaws, porta... È quello che ci fools ha trasportato da noi, and corpses. tecnicamente. È quello che ci All will porta find their way truppe to di us now that the supporto. road Quindi is adesso abbiamo clear. reclutato Cambrai e Alacre. Possiamo incrementare... Great Ok. heroes can be Usando le nostre found even risorse here, abbiamo incrementato, in the quindi mud lo and the Stagecoach rain. Network ci porterà tre eroi ogni volta che finiamo una missione.
Cosa che è molto utile, dato che possiamo avere una scelta più ampia di eroi e speriamo di trovare eroi molto buoni. Il roster in questo momento non mi interessa, mi conservo il resto. Allora, andiamo a vedere come sono i nostri personaggi. Allora, Cambrai. Ah, principio di scouting nelle rovine. Odia gli umani. Quindi gli umani gli fanno meno danno da stress e il suo danno contro gli umani aumenta. Peccato che ce l'abbia lui, che è più una persona che avvelena, non fa proprio danni. E assitomenia, quindi è ossessionato dal cibo. Potrebbe mangiare più degli altri, non è proprio eccellente. Come abilità, Plague Grenade. Ok, bene. Perché mentre le abilità di Dimadi e Reinhold sono sempre le stesse, le abilità di Cambrai e Alacre, che non si chiamano sempre così, però ci saranno sempre un Plague Doctor e una Vestale, non sono le stesse. C'è una di culo che chiamiamo Plague Grenade, che dà un avvelenamento di 4 punti agli ultimi due. Blinding Gas stordisce gli ultimi due, comunque buono. Battlefield Medicine, buonissimo. Ci cura di un danno e soprattutto ci cura sanguinamento e avvelenamento. Oppure Disorienting Blast, che semplicemente oltre a togliere tutti i cadaveri, che comunque è utile, stordisce i nemici e li mischia nel party. Va bene, va bene, va bene. Alacre invece com'è? Alacre purtroppo fa schifo. Alacre è scarsa. Cioè, Alacre ha delle abilità che fanno, vedete, la posizione preferita è 1-1-1-1, perché in ogni posto in cui la mettiamo praticamente non può usare quasi nulla. In città potrà solo pregare. Ah, potrebbe non pregare o flagellarsi. Ecco, questa non è buona. Mentre, se la torcia è sotto 26%, ha più di velocità. Ok, non è niente di che. Soprattutto non mi piace il colore del vestito. Mettiamo questo. Mette quello di Cambrai. Ce l'abbiamo uno. Questo verde, perfetto. Tra l'altro, dato che queste cose magari registrerò due o tre cose una dietro l'altra, diamo nomi casuali generati da un sito. Allora, Halakr per ora, poi suggeritemi i nomi da cambiare, tranne Reino e Dima, che devono rimanere questi perché c'è un obiettivo da poter sbloccare più avanti. Quindi voglio che quelli rimangano Reino e Dima. Allora, come ti chiami? Elijan. Elijan è carino. Mentre per il nostro Plague Doctor, Devildor. Bello Devildor, piace. Devildor. Tutti questi ovviamente possono essere cambiati da suggerimenti vostri. Allora, diciamo che non abbiamo più niente da fare. E nella prima puntata possiamo tranquillamente andare a fare la prima cosa. Potremmo tecnicamente andare già nel Darkest Dungeon e morire male, ma perché? Mamma mia. Allora, quindi, nelle rovine, dove abbiamo tra l'altro parecchi bonus, perché se non sbaglio Tessian Ruins Explorer e Tessian Ruins Scrounger, quindi abbiamo un 30% di extra di scoutare, che è perfetto. Abbiamo una missione molto veloce, di livello 1, insomma, abbiamo due di livello 1 e due di livello 0. Esploro il 90% delle stanze, ecco, questa non è la mia preferita. Bleedstone, più 20% di bleed, cioè più 20% di sanguinamento delle tue abilità. Però ti diminuisce la velocità. Questi appunto sono i trinket che si possono andare a inserire in questi spazietti. Allora, questo aumenta la chance di stannare, lo potremo dare a Devildor. Diminuisce il dodge, però stando molto in fondo non dovrebbe servirmi. Giusto per avere Blinding Gas e Disorienting Blast che funzionano molto meglio. Ok, allora consideriamoci il party. Reno in prima posizione, Dima in seconda, Devildor in terza, che se non sbaglio in terza puoi fare tutto quello che vuoi, esattamente. E Elijan in quarta. Ci ha dato anche un nome. I soliti sospetti, mi piace. Beh, probabilmente perché alcuni. Cioè, se lo metto così. Red Hook. I soliti sospetti. Così niente, vedete? Sono proprio dei nomi predefiniti dei party. Allora, te. Sì, tecnicamente posso mettere Elijan e Devildor. Posso scambiarli. Possono stare uno davanti e uno dietro. Ed è completamente. Non frega niente a uno o l'altro stare in terza e in quarta. Purtroppo in terza e in quarta Elijan può usare solo Judgment e cura. L'importante è quello, ragazzi. Metterli in prima posizione è inutile. Ok, andiamo a vedere le provvigioni da comprare. Abbiamo un Holy Water, un'acqua benedetta, un antiveleno. Ci portiamo 8 di cibo, 6 torce, una chiave e una pala. Andiamo. Tutte queste cose ci serviranno per poter interagire con i Curio, per poter curare i personaggi, per non farli morire di fame durante l'esplorazione. Diciamo che per le missioni brevi, 8 di cibo va bene. Ok, sì, il pannello dell'eroe l'ho già fatto vedere. Allora, esplorare il 90% delle stanze vuol dire che dobbiamo esplorare tutte queste stanze tranne una, che
che tecnicamente potrebbe essere. Sì, sarà questa qui, non sarà esplorata. O questa non sarà esplorata, perché sennò devo fare il giro. Ok. Sperando di fare uno scouting a questo punto per vedere dove è meglio andare. Quindi, muoviamoci. Tanto loro, essendo di livello inferiore a quello della missione, hanno già partono già con 20 di stress, proprio così al volissimo. E la cosa un po' mi turba il sistema nervoso. E quindi possiamo avanzare e sperare di non incontrare subito dei nemici nella prima stanza. Accendiamo la torcia in modo da risparmiare. 95 nemici, però solo due. Ok, due scheletri. Due scheletri, cosa possiamo fare con due scheletri? Ok, allora, con gli scheletri cosa possiamo farci? Allora, con Dima, sanguinamento non puoi, perché gli scheletri hanno 200% di resistenza al sanguinamento, cioè non è possibile. Possiamo fare, comunque i danni li subiscono lo stesso, capiamoci, non sanguinano ma subiscono comunque i danni. Possiamo fargli un pistol shot. Ah, che fa più danni contro i marchiati. Bene, la meccanica del marchiato la spieghiamo quando poi troviamo persone che possono marchiare. Non può colpire la prima posizione, come vedete, può colpire solo dalla seconda in poi. Possiamo fare un 4-8 a lui, può fare un Grapeshot Blast e fare 3-5 a tutti e due. 4-3 danni, ottimo. Ora, David Duar purtroppo non può fare molto, perché lui è molto efficace contro gli ultimi due, ma un Disorienting Blast contro questo lo può fare, con una chance di stannare altissima, tra l'altro. Mentre Elijah mi attacchi lui. Perfetto. Esatto, i corpi. Lui adesso qua rimane il corpo che può essere attaccato per farlo sparire. Mentre Reynold, dato che questo è stannato. Anzi, dato che questo è stannato, usa Baluardo della Fede. Così mi aumenta la luce. Tanto lui è stannato, non può attaccare. Secondo turno. Tocca a lui. Dima, uccidilo. Grazie. Olè. Così abbiamo approfittato di un turno extra. Questo è sbloccato, quindi possiamo aprirlo tranquillamente. Cazzo, le cleptomane, però magari non facciamo aprire a lui. Pala, antiveleno e sigilli, perfetto. Scouting, beh, avevamo una chance allucinante di scoutare. C'è un combattimento prima della stanza, ecco, non è proprio buonissima come cosa. Ok, questa è una pila di robe, meno male che avevamo due pale adesso, per fortuna. Combattimento. 76 di luce, bene. Colpo di sorpresa, ancora meglio. Allora, Dima, Grapeshot Blast mi attacchi tutti e tre. Fai un 3-4 a lui perché ha protezione. 3-5 a lui, 3-5 a lei. Oppure possiamo cercare direttamente di uccidere questa qua. Perché questa qua ci causa stress, che non posso curare, mentre i danni li posso curare con lei. Ora, invece, ci posso tirare una granata velenosa. Oppure questa qua che la stanna. Potrei stannare, in effetti, che è molto più probabile. Beh, l'ha schivata, merda. Merda. Sorpresi vuol dire che attaccano per ultimi. Cioè, dopo tutti i miei personaggi attaccano loro. 8 danni. Perfetto. Morta. E si cura con giudizio, giusto. Reno con Smite fa più danni contro i non morti, quindi fa 7-13 a tutte e due. Quindi qua è una kill sicura, qua forse. Prendiamo la kill sicura con 85% di colpire. Kill sicura. Ok, attacca solo una adesso, con Graveyard Slash. 6 danni al Plague Doctor, non è bellissimo, ma comunque va bene. Plague Doctor, curati. Di 2, perché ha fatto una cura critica, ottimo. Dima invece fai un Open Vein a lui, che non lo puoi uccidere, però sanguinare non è probabile. Elijah, curami lui. Cura critica di 8. Bene. Speccato che tocca prima lui. Vabbè, solo 3 danni li posso sopportare, non è un problema. E uccidilo. Ah sì. Abbiamo anche recuperato un'altra bella torcia. Entriamo, usiamo la torcia, 95 di torcia. E qua non c'era combattimento, lo sapevamo già. Scouting, bene, così decidiamo da che parte andare. Allora, questa è una stanza di battaglia con un curio, questa è una stanza di battaglia con un tesoro. Quindi andiamo di qua che c'è il tesoro. Il curio può essere anche più utile di un tesoro, tecnicamente, ma un tesoro almeno è assicurato. Il curio potrebbe essere un curio negativo. Difficile, ma può essere. Sinceramente io non mi prendo. Olè. 90 di luce, va bene. Cercate sempre di usare le torce in modo da non sprecare 25 di luce, che danno 25, quindi cercate di farlo in modo intelligente. Ora, possiamo provare di nuovo a stannarla o avvelenarla.
Avveleniamola. Avvelenata, 4 danni a turno. Poi, questo non è per il... Cioè, sì, ha Grave Slash, carino, però... Diciamo, non così importante. Mentre Cultist Brawler fa molti più danni e sanguina, e fa sanguinare soprattutto. Quindi è da provare a uccidere lui. E soprattutto anche lui, è umano, quindi sanguina, esattamente. Poi, Elijah può attaccare lui. 5 danni, quindi muore. 2, sì, muore, perfetto. Un Graveyard Slash non è un problema. Lui muore, sanguinato, quindi tutti avanzano, ottimo. Ma ottimo un po' meno, perché non posso più farlo... Ottimissimo, grande. Reno, uccidilo. Grandissimo. Te rimani in seconda posizione, che sei perfettamente in tiro per il sanguinamento di Dima, e sei morta. Wow, sta andando tutto troppo bene. Journal Page. Questa è nuova. Journal Page non c'era nell'accesso anticipato, non so se sia. Non è un trinket. Vabbè. Apriamo con la chiave. E ci sono una pala e 4 busti, ottimo. Altro scouting, perché fa sempre bene. Abbiamo una chance di scoutare nelle rovine con questo gruppo che è veramente devastante. Allora, qua ci abbiamo trovato che c'è una trappola. La chance di disarmarla è 60, 90, 60, 50. Dima, trappola. Ah, non serve, chiaro. 90? Ambushed by Paul Invention. Dai, 90 è un po' sfiga, non riuscirci. Ok, 85 di torcia. Qua non c'era niente. Allora, un po' lì. Allora, qui c'è un combattimento. Qui c'è un combattimento con un curio, qui con un tesoro. Sì, dai, cerchiamo di concludere con meno stress possibile, dato che poi dovremo riusare almeno uno di questi nella prossima missione. Torcia. Hanno fame, mangiate, tranquilli. Tanto ho ancora 8 di cibo, dato che ne ho trovati. Qui non c'è niente. E qui c'è un ostacolo, quindi ci serve una pala, che per fortuna abbiamo altre 2, tra l'altro. Abbiamo avuto molto culo, devo dire, a trovare comunque tutto quello che ci serviva. Ok. 81, tempo che entriamo, andiamo da mangiare a Dima, perfetto, così è bello pieno di full vita. Entriamo, 75, usiamo la torcia prima di entrare. Oh, ok. Questo è un combattimento già più impegnato. Ok, Tempting Goblet è un'abilità che aumenta lo stress di un po'. Dima, cosa può fare? Ah, l'Arbalest è pericoloso. L'Arbalest, perché fa un sacco di danni e... Da mia esperienza fa molti critici. Quindi potremmo fare un tracking shot sull'Arbalest. Perfetto, l'Arbalest. E cercare di ucciderlo. Critico! Wow! Davidor. Lui è morto. Tu, Blight. Ah, ha preso Blight anche il suo cadavere. Ottimo, ottimo. Ottimo primo turno, devo dire. Ottimo. Axeblade. Più che altro sto qua è resistente. Ha la cosa fastidiosa che può stordire e mandare indietro i personaggi, ma più che altro è resistente. Però, fortuna Smite fa danni contro i non morti, quindi a lui. E ho altri 4 danni. Al prossimo turno quello muore. Allora. Pistol shot. Guarda. Esattamente, fai così. Adesso te attacca lui. Il Plague Doctor mi stanna questo. Da bravo. Disorienting Blast. Stannato, ok. Ha resistito allo spostamento, ma è stordito, quindi sta fermo. E uccidi questo. Yeah. Andando tutto fin troppo bene. 6 danni da giudizio. Dima. Open Vein. Morto. Wow. Raccogliamo tutto. Continua perché voglio aprire questo affare. E olè. Perfetto. Quanta bella roba. E possiamo tranquillamente uscire. Potevamo anche esplorare tutto, ma ve l'ho detto. Voglio cercare di tenere lo stress al minimo possibile e non tirare troppo la corda, che è andata fin troppo bene ora. Ok, vediamo tutto quello che abbiamo usato. 1685 più 3000 di ricompensa base. Poi raccogliamo. Wow, quanti. 20 crest. Un ritratto, 6 busti e 4 atti. Ok.
Quindi questi due livello 1, questi rimangono all'1. Vediamo i tratti sbloccati. Tutti buoni! Odio l'umanità, quindi come Devildor mi sembra. Poi te hai più 10% danni melee, purtroppo di mano non userà praticamente, a parte Open Vein, non fa nient'altro. Te hai più 3% di critico sulle abilità ranged, che è carino, ma no, perché le tue abilità ranged non fanno danni. Hardnogging, ecco, questo è già carino, e Jean, va benissimo. Possiamo tornare in città, e direi che... Tornando in città, se ci sono alcuni tratti che possono diventare severi, quindi molto difficili da togliere. Spero nessuno. Hai God Fearing, se è vero, ma Kleptomaniac no, quindi mi va bene. Baros, ok, va benissimo. Sitomania no. E hai Fateless, ecco, Fateless è già un po' fastidioso, perché non può fare due cose. Adesso abbiamo sbloccato i cosi che ci... l'abbazia, la taverna, che ci possono far diminuire lo stress dei nostri eroi. E tre nuovi personaggi, un Manetam, un cultista e un Jester. Purtroppo Jester è una classe un po' inutile. Ma tutto questo lo vedremo nella prossima puntata. Quindi, spero che la puntata vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!